Adesso il volley, mentre continua il lavoro di preparazione per la prossima stagione in Superlega della Emma Villas Siena, sono rientrati a Siena Simone Cruciani e Francesco Alfatti, impegnati nello staff della Nazionale Azzurra. Ed è arrivato anche lo schiacciatore olandese Maarten Vargardner. Domani, grande attesa per il saluto al campione del mondo, Giulio Pinali, Lorenzo Agnelli. Continua ad allenarsi agli ordini di coach Paolo Montagnani e dello staff tecnico la Emma Villas Siena, che giorno dopo giorno sta registrando ritorni ed arrivi dagli impegni delle nazionali nel campionato del mondo 2022. Sono rientrati a Siena e si sono immediatamente presentati al palaestra i campioni del mondo Francesco Alfatti e Simone Cruciani, il fisioterapista e lo scoutman dei bianco-blu, che hanno fatto parte del gruppo azzurro e della spedizione italiana, protagonista assoluta del torneo e vincitrice dei mondiali. I due dello staff tecnico sono rientrati ora al lavoro a Siena e hanno già ben in mente gli obiettivi del team in vista del campionato di Superlega. Arrivato a Siena è già al lavoro anche Maarten Vargardner, che con la nazionale olandese ha preso parte ai mondiali, per lui invece è eliminazione agli ottavi di finale dalla nazionale ucraina. La grande attesa però è rivolta a domani, sarà l'occasione per tributare i giusti meriti all'opposto campione del mondo Giulio Pinali, che inizierà ad allenarsi con il gruppo senese. Intanto però continua anche il calendario di amichevoli. Sabato al Pala Barton di Perugia andrà in scena il terzo test match del precampionato contro i fortissimi vice campioni d'Italia della Sirsef di Perugia. La sfida tra il team umbro e quello toscano antipasto del torneo di Superlega prenderà il via alle ore 17:30. Le due compagini si sfideranno molto presto in Superlega. Il calendario infatti pone di fronte Siena e Perugia già alla seconda giornata. La gara di andata verrà disputata al Pala Extra il 9 di ottobre e sarà la prima partita ufficiale stagionale che la Emma Villas Siena disputerà davanti al proprio pubblico.